Non è un posto magnifico? È davvero molto bello. Senti, però io non capisco una cosa. Se per tutto questo tempo eri vivo, perché non sei tornato alla Rupe dei Re? Beh, diciamo che avevo bisogno di cavarmela da solo, di vivere la mia vita. E l'ho fatto, è stato fantastico. A casa abbiamo bisogno di te. Nessuno ha bisogno di me. Sai che non è vero. Tu sei il re. Nala, te l'ho già detto, non sono io il re. Scar è il re. Simba, lui ha permesso alle Iene di impossessarsi delle terre del branco. Hanno distrutto ogni cosa, non c'è più cibo, non c'è più acqua. Simba, se non fare qualcosa moriranno tutti di fame. Non posso tornare. Perché? Non capiresti. Che cos'è che non capirei? No, non ha importanza, Hakuna Matata. Cosa? Hakuna Matata. È una cosa che ho imparato qui. Senti, a volte succedono delle cose terribili. Simba! Tu non puoi farci niente per evitarle, perciò perché preoccuparsi? Perché è una tua responsabilità. E tu allora te ne sei andata? Sono andata via per cercare aiuto e ho trovato te. Ma proprio non vuoi capire? Sei la nostra unica speranza. Mi dispiace. Ma cosa ti è successo? Non sei il Simba che ricordo. Hai ragione, non lo sono. Adesso sei soddisfatta? No, sono solo delusa. Lo sai, mi sembra di risentire mio padre. Bene, magari potrebbe esserti di stimolo. Senti, credi di poter venire qui e dirmi come vivere la mia vita? Non hai idea di quello che ho passato. Forse l'avrei se me lo dicessi. Lascia perdere. Va bene.